Ma il mondo lo cambiano i matti, non quelli che stanno lì rognosi, barbosi. Noi vogliamo vincere, vincere per cambiare ovunque, da nord a sud, a partire dall'Umbria, che è una terra che merita tanto, che lavora tanto, che è ferma, che viene penalizzata nei suoi gioielli, e penso soprattutto all'agricoltura in ginocchio, ipertassata e massacrata da un governo che odia l'agricoltura perché si è venduto alle multinazionali straniere. Quindi noi ci siamo e ci saranno delle belle sorprese, non solo soltanto per la Lega, ma per il nostro candidato presidente e per l'Umbria stessa, perché noi ci mettiamo a disposizione degli Umbri, non imponiamo niente a nessuno. E a Milano invece? Lei parla di economia e parla di imprese, di imprenditoria dell'agricoltura. Un grosso problema è quello del ricambio generazionale in queste imprese. Sì, sicuramente non agevolato da una tassazione che è propria dell'Unione Sovietica, perché arrivare a pagare il 70% sul reddito o sul fatturato, neanche sull'incassato, è chiaro che ingessa il mondo. La legge Fornero, gli studi di settore, le partite IVA, il massacro dell'agricoltura ingessano il futuro, quindi noi vogliamo liberare energie e futuro soprattutto per i nostri ragazzi. E Milano invece? Milano sta bene, c'era un bellissimo sole. Sì? E sarà stare ancora meglio? Può stare ancora meglio, perché anche Milano è una delle capitali del mondo che adesso è grigia, sporca, insicura, ferma, sciatta come mai in passato, però al di là di Matteo Salvini qualunque milanese estratto a sorte dalla guida telefonica potrà far meglio di Pisapia. Anche l'agricoltura è anche uno dei settori più colpiti dalle sanzioni alla Russia, che si dicono contro la Russia ma magari colpiscono anche l'Italia. Sì, sono sanzioni idiote e autolesioniste. Scadono a luglio, spero che ci sia qualcuno che a Bruxelles e a Roma si renda conto che ci stiamo smenando noi. Con la Russia si dialoga, si commercia, si lavora, non si gioca la guerra. La Lega si lega con un esponente moderato. Non esistono i moderati, esiste la gente che vuole lavorare, uscire di casa tranquilla la sera. Ci sono i moderati, gli avvocati, i medici, i notai, i professionisti, gli imprenditori. Se chiudono le aziende che hanno aperto i loro papà e i loro nonni, sono tutt'altro che moderati. Quindi magari avremo idee forti, ma è un momento in cui servono idee forti, precise, concrete e coraggiose. Non mi interessa morire alfaniano o renziano, per intenderci. L'omicidio di Terni è una cosa incredibile che grida vendetta, perché c'è troppa gente che non dovrebbe più essere qua, che ne combina di tutti i colori. E quindi se fossi al posto di Renzi bloccherei subito Mare Nostrum, Triton o chiamatela come volete, e lavorerei per far scontare a casa loro la pena dei detenuti irregolari e di altre nazionalità. È chiaro che non puoi mettere un poliziotto sotto ogni albero, però la certezza della pena e il blocco dell'invasione clandestina sarebbero sicuramente due deterrenti importanti. La legge antiterrorismo? Anche, però Renzi propone, annuncia, poi non combina nulla, quindi lo aspettiamo. Come la mettiamo con quelli che sono poi terroristi? Di fatto, comunque sia degli immigrati, e chiamiamoli terroristi quando sono tali di seconda e terza generazione? Controlli e prevenzione, senza bacchette magiche, controlli e prevenzione e certezza della pena. Perfetto, grazie. E la Boldrini a fuori, sì. Speriamo che ci rimanga. Anche bene. Speriamo che ci rimangano entrambi per un lungo, lungo, lungo soggiorno. Mi piacerebbe per i tunisini, ma sarebbe un valore acquisito per gli italiani. Non serve per i tunisini ora. Tutto serve, ma servirebbe lavorare in Italia per evitare fatti come quelli di Tunisi. Invece le politiche di Renzi e della Boldrini sono l'esatto opposto. Quindi più lontani stanno dall'Italia, meglio è per gli italiani. Dell'IMU agricola? Solo un governo di cretini può tartassare con 360 milioni di euro un settore in crisi come l'agricoltura italiana. La prima tassa che toglierei qualora arrivassi al governo. L'IMU sui terreni agricoli, al di là di tutto, la sicurezza, l'IMU sui terreni agricoli è veramente una pigliaccata, ci sono i prezzi ai minimi storici, normative europee folli, e cosa fai? Metti altri 300 milioni di euro di tasse, questa è una tassa da togliere subito. Senti, parliamo però anche di politica, sì. Tu sei qui con il candidato del centrodestra. Siamo qua non per partecipare ma per vincere, cioè in altre regioni ci presentiamo per crescere come Lega e dar fastidio alla sinistra.
qua siamo qua per vincere, per prendere l'Umbria, per conquistare l'Umbria, per cambiare l'Umbria. È riuscito Ricci a coagulare tutti, Forza Italia, NCD, lo spettacolo. A me interessa l'uomo e il programma, la gente sceglie le persone. Penso che il governo di sinistra dell'Umbria, oltre che essere arrogante, sia stato assolutamente inefficace. Quindi noi abbiamo scelto la persona, prima di altri. Prima di altri la Lega ha scelto questa persona che ha rivoltato il suo comune, come ha rivoltato il suo comune, rivolterà l'Umbria. Quindi ecco il tuo arrivo qua in Umbria, insomma, una regione a quale la Lega dà importanza. Sì, esistevamo poco. E contiamo di crescere, di raddoppiare, triplicare, quadruplicare, non ci poniamo limiti, l'importante è riportare l'Umbria al centro dell'Italia, perché ultimamente la sinistra l'ha trattata come il sottoscala, come la cantina di casa sua, mentre merita di più. La sua presenza qui proprio a AgriUmbria, che cosa significa? Che l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato sono le fondamenta di un'economia e di una società. Bruxelles sta cercando di massacrarli, il governo Renzi è silente e complice di queste scelte folli dell'Europa, pensiamo solo alle sanzioni contro la Russia che stanno danneggiando tantissimo anche l'economia umbra. Abbiamo un uomo che ha ribaltato e rivoltato il suo comune, dove si pagano pochissime tasse, mi piacerebbe che il modello Assisi diventasse il modello Umbria. L'accordo con Forza Italia con le regionali si farà, dipende più da lei o più da Berlusconi? Dipende dagli uomini e dai progetti. In Umbria non abbiamo avuto dubbi, speriamo di averli anche dalle altre parti.